Nella sala consiliare del comune di Pescara, la conferenza stampa per illustrare gli esiti della raccolta firme promossa nell'ambito della mobilitazione avviata nei mesi scorsi per contrastare l'autonomia differenziata. Sono 33.417 le firme raccolte nella nostra regione per il referendum abrogativo della legge. All'appuntamento hanno partecipato i rappresentanti del coordinamento regionale No Autonomia Differenziata, di cui fanno parte sindacati, partiti, associazioni. Una legge che divide il paese, è stato ribadito, e che danneggia sia il sud che il nord. Per questo bisogna votare al referendum abrogativo, dice Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise. Sì, oggi abbiamo indetto una conferenza stampa per presentare la raccolta firme del comitato abruzzese contro l'autonomia differenziata. Abbiamo raccolto 33.000 firme di cittadini, di queste oltre 33.000 firme, di queste circa un terzo online e due terzi attraverso i banchetti che ci sono state praticamente in tutte le città dell'Abruzzo, nei paesini, nel corso di quest'estate. Abbiamo visto una grande partecipazione di cittadini e cittadini che vogliono dire la loro e vogliono dire no appunto al progetto di autonomia differenziata che divide l'Italia in 20 regioni, che rende il nostro paese più fragile, che taglierà i servizi sociali dalla sanità, le scuole e gli asili. Quindi noi crediamo che questo sia stato un grande risultato, c'è una grande voglia di partecipazione e noi continueremo avanti perché dobbiamo vincere questa battaglia, dobbiamo dire no all'autonomia differenziata. Domani le firme raccolte in tutta Italia saranno depositate in Cassazione. Luciano D'Amico, leader dell'opposizione in Consiglio regionale, perché no all'autonomia differenziata e cosa comporterebbe per la nostra regione? Un esempio straordinario è stato dato dal vaccino contro la bronchiolite. È un vaccino che solo le regioni del nord avrebbero potuto offrire ai bimbi di età inferiore ad un anno. Per fortuna il Ministero si è ravveduto, ma speriamo che così come si è ravveduto il Ministero, si ravvedano anche gli italiani votando con decisione contro l'autonomia differenziata. Non possiamo accettare sanità a due velocità, così come non possiamo accettare che la scuola sia a due velocità, così come non possiamo accettare la frattura del paese. Non saremo più un paese, ma saremo dei piccoli, tanti piccoli staterelli, del tutto insignificanti e con condizioni di vita, la cosa più grave è proprio questa, con condizioni di vita da parte dei cittadini in sensibile peggioramento. Ricordiamo che è un referendum abrogativo della legge. E quindi vogliamo che la legge venga abrogata nella sua interezza per evitare che non resti più nulla dell'Italia che abbiamo conosciuto.